Si chiama Pasta Rossa, il primo progetto musicale dei Chiamami Faro. Angelica Alessandro al telefono con noi e in diretta Instagram sul nostro profilo Radio Z Off, direttamente da Formentera. Angelica dei Chiamami Faro, ciao, benvenuto su Z. Ciao. Ma che meraviglia, hablamo un poco in spagnolo allora. No, no, grazie. Niente, non sai parlare spagnolo? Certo. È un certo come diciamo noi. Grazie, grazie. Sei ancora in vacanza, ma sei di ritorno, vero Angelica? Sì, di rientro. E ritornerai alla tua quotidianità, al tuo progetto musicale. Alessandro sta già lavorando, è già tornato, giusto? Decisamente, l'ho lasciato lì a lavorare. Bene, perché Alessandro deve lavorare, invece Angelica beve Moscow Mule, è giusto? Bevo Mojiti, che Mojiti. Senti, ci facciamo un po' i fattacci tuoi, ma sei lì con la family, con le amiche, com'è la storia a Formentera? Un po' di amiche. Primo anno a Formentera? No. Quindi la conosci, beh, bellissima. Sai che lì la giri sì, con uno Angelica, scooter. Ti chiedo scusa, zappone tour operator, oltre che speaker. Quando sento queste isole Ibiza io divento veramente, sono stato e l'ho girata veramente con uno scooter, penso tu l'abbia fatto, no? Perché è molto piccolo. Ecco. Allora ragazzi, Chiamami Faro, Angelica e Alessandro, molto giovani, ma devo dire una grande unione, tanto è vero che loro non si definiscono un duo, ma due, perché sono un nucleo e questo è il loro primo progetto musicale. Angelica, se sei d'accordo, iniziamo a chiacchierare proprio sul vostro nome. Come mai Chiamami Faro? Dunque, allora ci sono un po' di spiegazioni, sì, diverse parallele tra loro, però si vede. Inizialmente ti direi che il faro ha avuto un po' nelle vite sia nella vita mia che di Alessandro un po' il ruolo della musica, no? Per me è sempre stato un po' un faro, nel senso che un punto di riferimento più o meno nella direzione giusta, non ci siamo ancora schiantati e disincrociati. Allora facciamo una cosa, scusa Angelica se ti interrompiamo, poi lo continuiamo naturalmente nell'intervento dopo, ma anche sul nostro profilo Radio Z Off e anche in radiovisione. Sì, al 266 del digitale, al 735 di Sky, poi c'è la nostra applicazione ufficiale gratuita da tutti i digital store o il sito radioz.it. Senti, tra l'altro ci siamo dimenticati in apertura di dire che il vostro progetto musicale e anche Pasta Rossa è, come dire, capitanato per quanto riguarda la direzione artistica da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che tra l'altro sono della stessa vostra città di Bergamo. Come è nato il tutto? Precisamente. Ma appunto ci siamo incontrati per caso in un festival nella Bergamasca, in cui io e Alessandro eravamo andati a vedere appunto un concerto e avevo incontrato Riccardo in fila dietro di noi. Quindi io super impacciata, non sapevo come cominciare la conversazione, alla fine si è buttato Ale, attaccato un po' a bottone, quella sera lì insomma abbiamo visto per il concerto insieme, abbiamo chiacchierato e gli abbiamo fatto ascoltare le nostre canzoni, cioè, gli abbiamo fatto ascoltare Pasta Rossa, che al tempo era l'unica canzone decente che avevamo prodotto, e quindi si è un po' appassionata a questo progetto, la canzone gli è piaciuta e ha deciso di lavorarci insieme a noi, ecco. Angelica, ma cosa con Pasta Rossa, cosa vi riferite? Che cosa significa nello specifico? La Pasta Rossa è un po' il simbolo della vita di tutti i giorni, no? Della quotidianità, della normalità, della routine, che poi appunto in questa canzone si spiega proprio, cioè fa parte di quei piccoli dettagli della vita tutti i giorni di una coppia, che poi sono anche quelli che quando finisce mancano di più, no? Ma questa storia va bene o va male? Perché io non l'ho capito all'interno del testo. Allora, da quello che abbiamo capito noi, lui è ancora va male. Ma lui è ancora innamorato di lei, è vero o no? Assolutamente. C'è c'è una richiesta, una frase che dice: non è possibile dimenticare il sapore degli spritz che non sapevi fare. Qui o c'è bisogno di un corso di barman o qualcosa non è andato per il dritto. Non è banale saper fare degli spritz buoni, eh. No, assolutamente. Allora, dopo il mojito per Angelica, spritz per cortesia, grazie. Allora, approfondiamo ancora il progetto dei Chiamami Faro, tanto c'è Angelica con noi, sia in diretta su Radio Z Off che al telefono fino alle 4. Ci sono i Chiamami Faro con noi oggi nel nostro collettivo Z di martedì, anche in diretta su Radio Z Off, c'è Angelica. Senti Angelica, velocemente, lo stavamo approfondendo anche appunto su Instagram, no? Pensare a un titolo come Pasta Rossa è comunque nella sua semplicità complicato, vero? Credo di sì, non lo so, forse è la parte che è venuta più naturale della canzone. Esatto.
un po' per caso. Ti viene in mente un po' come fa Calcutta, no? Sì. sì, come Calcutta che dà per esempio il nome alle canzoni tipo Kiwi, tipo Pesto. E invece in questo caso abbiamo Pasta Rossa. Non male, complimenti, raga. State qui a tra poco con i Chiamami Faro su Z. Radio Z, generazione futuro. Ci sono i Chiamami Faro con noi al telefono e in diretta su Radio Z Off. C'è Angelica. Anche per te c'è un gioco, lo puoi fare benissimo in macchina, quindi non scappare, non far finta che la macchina sia in panne, che si chiama Lascia o raddoppia. Diego, prego. Allora, ti spiego. Il vostro primo singolo si chiama proprio Pasta Rossa, quindi noi vi proponiamo adesso una serie di piatti di pasta che vi potrebbe cucinare un ipotetico fidanzato o fidanzata al primo appuntamento. Voi, in questo caso tu, perché Ale non c'è, ci dovrai dire se lo lasci dopo questo piatto o raddoppi, cioè se ti piace questo piatto e quindi potrebbe nascere una storia d'amore. Beh, partiamo, Angelica. Lui ti cucina pasta e broccoli, lasci o raddoppi? Lascio. immaginavamo. Che schifo. Poi lui ti cucina pasta alla carbonara, lasci o raddoppi? Raddoppio, anche se in realtà io non mangio la carne, quindi però senza guanciale, dai. La carbonara vegetariana è buonissima, eh. Esatto. Molto green, vai. Pasta e fagioli, lasci o raddoppi? Raddoppio, mi piace. Ah, raddoppio. Ma poi sai che scoppietti, Ma che scoppietti? Poi vabbè. Ma infatti per un primo appuntamento, tanto che assistenti verso la notte. E poi lì sai che macello. Pasta e frutti di mare, lasci o raddoppi? Raddoppio. Parmigiana di melanzane. Parmigiana di melanzane, lasci o raddoppi? Raddoppio. Pastina in brodo cucinata al primo appuntamento. Amore, ti faccio una pastina in brodo. Lasci o raddoppi? Tema di dover lasciare. Attenzione perché qui andiamo sul serio, eh. Ravioli, okay. Panna e prosciutto. Lasci o raddoppi? Medio. Ma lei non mangia la carne. Dai, vediamo se riusciamo l'ultimo. Pasta al tonno. Lasci o raddoppi? Lascio. È proprio medio. Scarso. L'ultima, l'ultimissima, Angelica. Vai. Prosciutto e melone estivo. Lasci o raddoppi? Diciamo raddoppi, ma solo per il melone. Solo melone. Guarda, il crudo lascialo lì, mettilo via. Mi mangio solo un botto di melone. Allora, Angelica, dobbiamo farti le domande dei fan che sono arrivate sul nostro profilo. Allora, una l'abbiamo già un po' raccontata, però lo ripetiamo. Lei si chiama Anna Belotti, chiede come è avvenuta la collaborazione con Riccardo dei Pinguini. In 20 secondi. 20 secondi, va bene. Abbiamo incontrato ad un festival, non ci conoscevamo, ci siamo praticamente palpati addosso, abbiamo chiacchierato, gli abbiamo fatto ascoltare Pasta Rossa, gli è piaciuta e ha lavorato con noi in studio al pezzo e tuttora stiamo collaborando. Altro fan, Pezzotta-Basso Lorenzo, a chi vi affidate per la registrazione, mix e mastering? Dunque, noi facciamo la parte prima, quindi di provino e di struttura del pezzo, dai produttori che sono Giorgio Ravelli Marco Ravelli e Giorgio Presenti. Dopodiché andiamo in studio alle Clubhouse a Brescia a registrare e poi mix e master lo fa di nuovo Marco Ravelli. Perfetto, precisione, perfetto. Pulita, fresh. È un bel giro. Sì, i Chiamami Faro con noi, ancora 10 minuti fino alle 16, c'è Angelica, sempre da Formentera, no? Ci tengo a ripeterlo, poi per portare un po' di sabbia, no? Io ho ancora voglia di pasta rossa. E allora la mangiamo e l'ascoltiamo. Abbiamo ritrovato Pasta Rossa di Chiamami Faro, abbiamo però perso Angelica in diretta su Radio Z Off, ce l'abbiamo al telefono. Senti Angelica, te l'abbiamo chiesto prima su Instagram, i pezzi che seguiranno Pasta Rossa avranno questo mood indie pop o ci sarà qualcosa un po' di, non so, rock, elettro? Allora, dunque, stiamo sperimentando con gli arrangiamenti, quindi sicuramente da quel punto di vista ci saranno delle cose un po' più nuove, un po' più elettroniche, talvolta più ballabili, insomma, spero saranno cose interessanti da ascoltare. E il prossimo singolo, ci dicevi, tra poco uscirà, a breve.
A breve. Sì. Quindi state fermi, aspettate lì che arriva. Io so già il titolo, Gnocchi al pesto, me l'ha confessato prima. Ma noi ce la immaginiamo, Angelica Formentera on the beach, che se la canta con le sue amichette, ragazzo fortunato, e iPod, telefono e via andare. Con a fianco il suo ragazzo che è di certo fortunato, questo è il senso. Non lo sappiamo se è fidanzata, non ce l'ha confessato se è fidanzata, perché Palmieri è uno un po' provolone, te lo volevamo dire, Angelica, quindi... No, ma visto che ancora lui è innamorato, almeno abbiamo capito così nella storia di Pasta Rossa, io vorrei evitare di finirci male. In alto le mani, come in alto, le, in alto mani. Le mani. Va bene, Angelica, senti, noi siamo arrivati in fondo. Beh, quanto rappresenta, cosa rappresenta e quanto rappresenta per te questa canzone di Giova? Tanto, tantissimo. Giova, ve l'ho detto, l'ho seguito, l'ho ascoltato, l'ho amato tanto e... Questa fa proprio parte del percorso, è un po' la spettacolare. La tua preferita, diciamo, tra le tante, se possiamo dire così. Assolutamente, credo sia nella mia top 3 delle canzoni preferite. Ma che meraviglia. Va bene, senti, grazie, un in bocca al lupo per il vostro progetto musicale. Vi aspettiamo, a te Alessandro, quando si potrà, e dai è tutta con Pasta Rossa, Grazie a voi ragazzi, davvero. Un abbraccio Angelica, un abbraccio grande, quando sarà possibile vieni qui a trovarci nei nostri studi live, va bene? Lo farò sicuramente, ciao, grazie. Ciao Angelica, ciao il faro, grazie a voi, a presto, state qui su Z. Radio Z, generazione futura.